Ciao, sono Emilia e questa è la terza puntata del Chiama Chiama News. Alle mie spalle potete ammirare la bellezza del Palazzo Reale di Quistisana. Diamo un'occhiata alle ultime novità nella preparazione dell'evento del Chiama Chiama 2016. Portatela ovunque, dice Papa Francesco. La croce di Lampedusa, infatti, sarà una delle novità del Chiama Chiama 2016. Un ospite speciale, anzi, che dico, di eccezione, protagonista indiscussa di una staffetta spirituale di cui siamo onorati di prendere parte. La croce ha un valore inestimabile, una croce moderna e densa di significato, realizzata da un falegname lampedusano con i resti del legno dei barconi dei migranti approdati sull'isola. Gli ospiti e le associazioni che vi presentiamo questa settimana hanno tutti un denominatore comune, il porto, come luogo di accoglienza e di ristoro per tanti migranti. Testimone di questa esperienza è Osman Ahmed, un giovane somalo fuggito da Mogadiscio per salvarsi dagli attentati dei signori della guerra e sopravvissuto a un'odissea nel deserto e nel mare. Osman sa cosa significa essere perseguitato, affrontare un viaggio che può durare mesi, ma i migranti hanno anche tanti angeli, come Naval Sofì, che speriamo vivamente possa partecipare al Chiama Chiama 2016 e raccontarci così la sua esperienza. Naval Sofì ha 27 anni e ha origini marocchine, ma da sempre vive vicino a Catania con la sua famiglia. La chiamano Lady SOS perché da quando andò in Siria a portare aiuti umanitari a Homs e Aleppo, il suo numero di telefono passa di mano in mano ai profughi che fuggono dalla guerra. La sua è una vera e propria missione, in completa sinergia con la Capitaneria di Porto. Ed è proprio grazie al lavoro instancabile della Capitaneria di Porto che molti profughi riescono ad approdare sani e salvi e ad avere l'adeguata accoglienza. Cogliamo l'occasione per ringraziare la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia per aver accolto con grande entusiasmo la proposta di ospitare l'evento Chiama Chiama 2016. Parleremo delle associazioni che saranno ospiti. Si sente? Ciao Emilia, siamo in diretta da uno degli scorci più belli di Castellammare di Stabia. Ti interrompo per delle importantissime comunicazioni. Benissimo, siamo pronti ad ascoltare. La redazione mi ha informato in questo momento che all'evento prenderanno parte attivamente altre associazioni. L'UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, specializzata nella tutela dei diritti umani dei bambini nel mondo. Principale fornitore di vaccini, garantisce la salute infantile e la nutrizione. E ancora, Emergency, associazione umanitaria fondata a Milano nel 1994 per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà. Il Chiama Chiama 2016 sarà soprattutto un evento di festa. Con la gioia che lo contraddistingue e con il suo talento indiscusso, Raffaele Cava e i suoi colleghi ballerini ci regaleranno, al ritmo di musica, degli splendidi momenti di danza. Ma non è finita qui. L'associazione culturale e musicale Social Guitar Project e Cat Girace. L'associazione ha come obiettivo quello di diffondere la passione della chitarra in ogni sede possibile. Grazie all'impegno di Don Pasquale e dell'insegnante Cat Girace, è attiva presso le parrocchie di San Marco e del Carmine a Castellammare. Tutti questi artisti sono profondamente legati al territorio stabiese. Vi domanderete perché? Il motivo è semplice, perché noi vogliamo restare in città. Grazie Emilia per l'attenzione, dal Castello Medievale è tutto. Grazie a te Sandra per le imperdibili novità. Per oggi è tutto, la redazione del Chiama Chiama News vi ringrazia per la vostra attenzione. Non dimenticatevi di seguirci sulla nostra pagina Facebook Comunitavor e sugli altri social. Un forte abbraccio e ricordatevi sempre che chiama... Chiama!